Ciao Mattia. Che stai facendo? Ho finito di allenarmi, sto mangiando un panino. Ma scusa, ma ti mangi il panino del McDonald's dopo che ti sei allenato? Eh sì, dai Mattia, per una volta. Ma fa male, per una volta? No, fa male. Non è salutare, dovresti mangiarti un po' di frutta. Per un'alimentazione corretta ed equilibrata è una regola fondamentale che non ammette deroghe. Soprattutto per chi fa sport come le ginnaste, è importante almeno tanto quanto l'allenamento e la tecnica specifica. Un'alimentazione nella quale la frutta ha un posto d'onore. La frutta fresca e la frutta secca non devono assolutamente mancare nell'alimentazione dello sportivo, perché sono carboidrati semplici ma a basso indice glicemico. Detto altrimenti, sono zuccheri rapidamente assimilabili ma bruciati più lentamente, così da garantire un più duraturo senso di sazietà. Per 30 anni più di 250 studi scientifici hanno dimostrato che mangiare frutta e verdura regolarmente diminuiscono il rischio di sviluppare il cancro. Mangiare più vegetali limita di molto la possibilità di diventare obesi e accumulare grassi cattivi. Qui al sud possiamo vantarci di produrre la migliore frutta al mondo ed è proprio essa ad essere messa al centro di ogni dieta. La frutta viene considerata come l'ideale spezzafame e per questo la ricca presenza di fibre, acqua, vitamine, mela ha un basso contenuto di zuccheri per lo più rappresentati dal fruttosio che alza poco la glicemia. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, inizia a prenderti cura di te stesso. Avere una corretta alimentazione non è un dovere, ma uno stile di vita, ricorda. Una volta no. Per niente. Per una volta. For once. Per una volta. Pour un foie. Per una volta. L'imarat vahida. Per una volta. Per la primera vez. Per una volta. Por una vez. Per una volta. Ore pravisho. Za en kra. Na et hot pras. Kalmar. Na yedrom. Nam et guoda. En mor. Per una volta, no. Ragazzi, vi ricordiamo di mangiare quanta più frutta possibile per una corretta e sana alimentazione. Per tutte le volte, sì.